La cittadina di Polla ha ospitato lo scorso weekend la prima edizione della Camminata in Rosa, promossa dal Comune, un evento sportivo e sociale per sensibilizzare in tema di salute e prevenzione. Una due giorni, partita sabato con un evento informativo sulle problematiche legate alle malattie oncologiche e conclusasi domenica con la camminata non competitiva per le strade del paese. Al convegno di sabato, moderato dal giornalista Giuseppe D'Amico, ha preso parte il dottor Alfonso D'Arco, già capo del Dipartimento di Oncoematologia dell'ASL di Salerno, con un illuminante excursus sulle fake news che girano sul web e non solo a proposito di malattie oncologiche. Ho voluto centrare l'attenzione sui luoghi comuni che circondano questo tipo di universo della patologia oncologica. Per esempio, questa sensazione di essere praticamente circondati da questo nuovo tabù, da questo nuovo totem, quindi con un aumento progressivo dell'incidenza, e ho centrato l'attenzione sui cosiddetti tassi standardizzati, cioè che noi dobbiamo leggere l'incidenza del cancro in relazione all'invecchiamento della popolazione. Un altro aspetto è l'equazione che in maniera direi inconscia, automatica, noi facciamo fra tumore e morte. Non sempre è vero, abbiamo fatto vedere come oggi la sopravvivenza a 5 anni di buona parte, o almeno di una parte, delle principali neoplasie supera ampiamente il 50%, e che più di un quarto dei pazienti si può considerare definitivamente guarito, il che non sempre è vero in altri tipi di patologie che determinano invece, che hanno un impatto minore, meno traumatico. È intervenuto poi il professore Francesco De Falco, psico-oncologo presso la Fondazione Pascale, che nel raccontare il suo lavoro di assistente psico-emozionale ai malati e alle famiglie, ha spiegato il riflesso della malattia sulle emozioni e quindi gli effetti sulla qualità della vita dei pazienti. Il vero problema centrale del paziente oncologico, più che quello dell'angoscia di morte, che naturalmente esiste come sottofondo, è quello che io definisco la malattia del tempo, cioè il fatto che il tempo dell'ammalato si ammala e non è più il tempo fluido così come noi siamo abituati a conoscerlo e a concepirlo, cioè pieno di progettualità, ma è un tempo le cui tappe sono, ahimè, sancite dai momenti delle terapie, dai momenti dei controlli, dai momenti delle verifiche del follow-up, e diventa chiaramente un tempo estremamente pregno di malessere e di angoscia. C'era il professor Frank Romeo, chirurgo della Fondazione Pascale, a parlare infine di medicina di genere e percorsi di prevenzione. Le prevenzioni lo fanno i soggetti e lo si fa in un aspetto piramidale. Io insegno oncologia a Filadelfia, negli Stati Uniti, e tengo dei rapporti di progettuali in Africa, in Egitto e in Etiopia. Ed anche lì le cose cominciano a muoversi in un certo modo, proprio seguendo la logica della piramide. Cioè, la selezione che dal basso, dal bottom up, che è fondamentale. Il ruolo principe della prevenzione oncologica soprattutto è quello del medico di medicina generale, che deve cooperare con le strutture territoriali e ospedaliere periferiche, i quali a loro volta colloquiano con i nostri centri di alta specialità, perché proprio dedichi solo a questo argomento e a questa mission.